Stavo cercando le nuove notizie da darvi quest'oggi nella nuova edizione di Travel News 24. Mi sto caricando, sto trovando l'adrenalina giusta perché mi hanno detto che c'è una gara fantastica, appassionante il 18 giugno. Sì, perché sabato 18 giugno va in scena la Heroes Sud Tirol delle Dolomiti, la gara per mountain bike considerata la più dura al mondo, con i partecipanti alla prova sui quattro passi dolomitici che circondano il Sella. Ma non c'è solo la competizione. Per quattro giorni a Selva Val Gardena e dintorni è una festa continua con l'Hero Bike Festival e i suoi eventi di ogni tipo, dallo sport alla musica, fino all'attività per i più piccoli. Tutto dal 16 al 19 giugno. Vabbè, ma non mi avevate detto che però era la gara più dura? Io non ce la faccio, non ce la faccio. Ma che non sono capito. Adesso io prendo il mio bel carrettino e me ne vado via, me ne vado in gita, Isola del Garda. Si tratta dello splendido fazzoletto di terra in mezzo al lago di Garda, accessibile al pubblico solo nella bella stagione. L'isola, infatti di proprietà privata, appartiene alla famiglia Borghese Cavazza, che tuttora vi abita e che per alcuni mesi all'anno la apre a visite guidate. C'è il tragitto in barca, poi una volta sull'isola si accesso all'elegante villa dei primi del Novecento e al parco che ospita anche un programma di concerti al tramonto. L'apertura è prevista fino ad ottobre. E allora io vado a trovare i miei amici Cavazza. Ciao a tutti, vado all'Isola del Garda. Ma si può recitare per pochissime persone? Ebbene sì, è quello che succede in provincia di Perugia. Sì, perché con soli 99 posti a sedere tra palco e platea, il Teatro della Concordia di Castello di Vibio in provincia di Perugia è il più piccolo del mondo nel suo genere. Progettato nel 1789 in pieno clima post-rivoluzione francese, è stato riaperto in modo permanente nel 1993. L'intervento di riqualificazione fu sostenuto da tutto il paese con una sottoscrizione popolare. Per visitarlo sono organizzate visite guidate. Si trova tutto al sito teatropiccolo.it. E allora andiamo a recitare in questo teatro, al Teatro della Concordia, essere o non essere. Questo è il problema. E allora ti sono piaciute le notizie? Mamma mia, che antipatica. Dal Musil di Brescia è tutto. Alla prossima.